amici del mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto volevo scusarmi con voi per non aver pubblicato più un video, ma sono stata male per vari motivi. Adesso sono anche un po' senza voce, quindi spero che non si senta tanto. E voi attivate la campanellina per non perdervi nessun video, quindi così quando succedono, diciamo, questi imprevisti avete la campanellina che vi avvisa con la notifica quando pubblicherò un nuovo video. Detto questo, possiamo iniziare questo video. Come avete visto dal titolo, vi farò vedere i regali che ho ricevuto al mio compleanno, che è stato il 26 ottobre. Il 26 ottobre avrei voluto pubblicarlo, ma non sono riuscita a registrarlo perché sono stata fuori tutto il tempo. La mattina ho festeggiato con delle mie amiche più il mio migliore amico, il pomeriggio sono andata a montare e quindi ho festeggiato al maneggio, infatti ho portato i dolci, e la sera sono stata con i miei parenti, quindi sono stata tutto il giorno fuori. Adesso vi farò vedere i regali. Iniziamo da quello che mi hanno fatto i miei genitori. I miei genitori mi hanno fatto tre regali: due libri di tutti e due di Harry Potter. Questo è il secondo, Harry Potter e la Camera dei Segreti, bellissima, e l'ho voluto prendere in questa edizione perché ci sono varie edizioni, solo che cambia la copertina. Ho voluto prendere questa della Salani Editore perché mi piaceva di più questa copertina. Vedete quanto è bella. La Camera dei Segreti e Il Prigioniero di Azkaban. Mano a mano le andrò a recuperare perché Harry Potter ho visto i film, ma i libri mi mancavano. Mia madre mi ha regalato il secondo e il terzo ed è stato prenotato il primo, che andrò a prendere in questi giorni. Oggi è arrivato, quindi in questi giorni lo andrò a prendere, diciamo sarà il mio autoregalo. E poi mi ha regalato, aspettate adesso vi faccio vedere, mi ha regalato questo fantastico bauletto! Per metterci tutti gli oggettini di cavallo, per la cura del cavallo. È enorme, questo lo vedrete meglio dentro, adesso non ve lo farò vedere perché ci sarà un video apposta per il bauletto in cui farò il What's in my grooming box, quindi lo vedrete meglio. Ed è rosso, come avete visto, della Tattini. Ed è stato imballato benissimo, era dentro questo mega pacco enorme. Mi arriva dalla Selleria Online, di cui vi lascio il link qui sotto se volete andarci, se volete darci un'occhiata. Costava 30 euro, solo che me l'hanno scontato di 3 euro. E per le spese superiori a 29,90 euro non si paga la spedizione, quindi veniva a 27 euro. Per non pagare la spedizione, che erano 6-7 euro, ho preso queste due cose che mi servivano anche. Questa è la brusca per gli zoccoli e una striglia in plastica dura, l'ho presa blu. Questa, diciamo, la uso quando tipo lo devo lavare, per non bagnare quelle che dopo mi servono userò soltanto questa. Quindi ho preso queste due cose, in totale ho speso 31 euro e qualcosa. Loro mi hanno mandato queste letterine per metterci il nome sul bauletto e mi hanno scritto questo in cui mi ringraziavano per l'acquisto e sperano di rivedermi presto ad acquistare. E poi sono stati molto gentili a mandarmi questo enorme catalogo che mi andrò a spulciare dopo, dell'HKM, in cui appunto ci sono tutte le varie cose inerenti all'equitazione, sia in monta inglese che in western. Bellissimo, guardate qui quante cosicce. E quindi questo è quello che mi hanno regalato i miei genitori. Poi il mio ragazzo mi ha regalato questo fantastico libro che si intitola Doctor Sleep di Stephen King. Questo ho visto un po' la trama, però ne parleremo più avanti, perché da oggi in poi sul canale porterò anche video inerenti ai libri, quindi ci saranno dei video apposta ai libri e lo vedrete. E poi mi ha regalato questa fantastica collana della Rosato in cui c'è questo cavallino
qui. Molto molto carino. È piccolino, è fatto in argento e queste piccole pietre che vedete sono degli zirconi. E ovviamente questo non so il prezzo, penso su 80 euro più o meno. Poi la zia del mio ragazzo mi ha regalato questo. Io li ho rimasti intatti che volevo farveli vedere, come sì, come me li hanno regalati. Questo è un orologio, adesso lo tiriamo fuori, un orologio della Oops ed è dorato con l'interno azzurro, molto molto carino. Poi mia zia mi ha regalato questa bellissima acqua profumata della Biblias, questo ovviamente l'ho dovuto aprire perché c'era la carta fucsia, quindi io non vedevo cosa c'era dentro e quindi ho dovuto per forza aprirla. Poi le mie due nonne mi hanno regalato i soldi, mio fratello con la fidanzata mi hanno regalato i soldi e in ultimo tre mie amiche che sono Federica, Francesca e Rosanna che saluto, più il mio migliore amico che è Domenico che saluto, mi hanno regalato queste due cose, questo pacchetto più questo che adesso apriamo. Aspettate, iniziamo da questo che, come avete visto dalla scatola, sono un eyeliner a matita nero ovviamente, e questo è un bellissimo mascara molto utile. Io in generale mi trucco poco, però ecco qua, queste sono le setoline. Questo mi dispiace non averlo aperto, però non volevo rompere la scatola per farvelo vedere a voi. È dell'Astra Makeup. Quindi queste due cose. All'interno mi è uscito anche questo, di cui appunto io non sapevo l'esistenza, visto che non l'ho aperta. Una stellina che è fatta, diciamo, a charm, per mettercela vicino ai bracciali, quelli là componibili, insomma. E questo pacchetto che avevo visto cosa c'era dentro, diciamo, dalla copertina, però non l'avevo aperto, quindi adesso lo apriamo insieme. E allora abbiamo un detergente cremoso per le pelli secche o sensibili, e tutta questa roba è della Clinians Bellezza, clinica, beh, Clinians, la clinica della bellezza, insomma. Poi questa fantastica pochettina con i fiorellini, le salviette struccanti molto utili, e queste sono viso, occhio e labbra. E in ultimo una utilissima crema idratante. Quindi tutta questa bellissima roba della Clinians. E niente, abbiamo terminato i regali di compleanno, credo di non dimenticarmi niente, almeno spero. Ringrazio tutti per i regali e ragazzi, vi voglio solo avvisare che casomai non dovessi pubblicare più video è perché comunque adesso con la scuola, l'equitazione diventano più difficili le cose, però ovviamente ce la metterò tutta per pubblicare un video a settimana e in più a breve, diciamo, mi dovrei anche operare, però non è niente di grave, quindi state tranquilli, però insomma comunque mi devo operare, quindi diciamo se non riesco a pubblicare è per tutti questi motivi, però ovviamente farò il possibile per pubblicare un video a settimana. Voi attivate la campanellina così non vi perdete nessun video e rimanete attivi sul canale. Detto questo, siamo giunti alla fine di questo video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, commentate, condividetelo con i vostri amici. Se siete nuovi al canale, iscrivetevi ed entrate in questa family. E noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!